Rai 3 Agorà. Presidente, in queste settimane, anche in questa occasione, l'abbiamo vista muoversi da tecnico, spesso da diplomatico, ma anche da fine politico in senso etimologico, no? Come amministratore della cosa pubblica. Poi politica non è una parolaccia, no? No, ma quindi, è il fine che mi colpiva. mi chiedevo se portati a termine gli obiettivi di questo suo governo esclude in futuro un impegno in politica. Lei adotta la prospettiva che vorremmo fosse la nostra di pensare alle generazioni future. Francamente non mi preoccupo, cioè mi preoccupo molto di avere una buona riuscita nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, perché i due destini sono molto incrociati in questo governo. È un peso straordinario, lei lo può immaginare, una responsabilità veramente straordinaria, a cominciare dalla incredibile fiducia che mi ha dimostrato il Capo dello Stato. Credo che se porterò bene a termine questo compito, ne avrò sinceramente abbastanza. Prego. Signor Presidente. Prego. Sì, sono Riel Dumont del Settimanale Francese Marianne. Ultimamente si è parlato molto dei discorsi di Nicolas Sarkozy, di Angela Merkel verso l'Italia, delle richieste, delle pressioni. Lei non teme da qualche parte che l'opinione pubblica, che possa essere in qualche modo disturbata dai sacrifici che lei chiede, possa pensare che lei segue un po' troppo i consigli della coppia franco-tedesca? I confini? Credo proprio di no. Credo proprio di no. Anche se conosco da tempo sia l'uno che l'altro membro della coppia franco-tedesca e ho molta stima per ciascuno dei due, oltre che naturalmente molto rispetto per i loro paesi. Io non dirò, prima di tutto, non dirò mai agli italiani, e se lo dico correggetemi per favore, vi chiedo di fare questa cosa perché l'Europa ce lo chiede. Non lo dirò mai. Perché se la richiesta dell'Europa non è conforme allo spirito e alla lettera dell'ordinamento dell'Europa, non accetterò la richiesta, ma non credo che questo avvenga. Se è conforme alla lettera e allo spirito dell'Europa, vuol dire che è una richiesta che viene in nome di una decisione, di un principio, di un trattato al quale noi come Italia abbiamo contribuito. Non mi sentirete mai chiedere un sacrificio perché l'Italia lo chiede, perché l'Europa lo chiede, così come non mi sentirete mai dare la colpa all'Europa di cose che noi dobbiamo fare e che sono impopolari. Questo perché io ho sofferto un po' l'esperienza che noi italiani abbiamo vissuto quest'estate, non perché siano venute comunicazioni dal presidente Sarkozy e dalla signora Merkel nei confronti del precedente governo o lettere della Banca Centrale. Ho sofferto perché le cose che l'una l'altra ci chiedevano erano cose certamente difficili da realizzare, certamente politicamente costose, ma erano cose che da tanto tempo italiani, dalla Banca d'Italia a singoli economisti, a sfere di opinione pubblica italiana, avevano chiesto che venissero fatte nell'interesse del Paese. Io cerco di spiegare, ho cominciato questa sera agli italiani, non so se ci riuscirò, che certe cose dobbiamo farle per noi, per i nostri figli,
se è anche un vincolo europeo, non dirò che è un vincolo europeo contro la nostra volontà. Preferisco essere considerato io impopolare piuttosto che venga considerata impopolare l'Europa dagli italiani, perché di me si può presto fare a meno, dell'Europa no. Prego. Presidente, buonasera. Daria Paoletti, Sky TG24, sono qui. Parlando di tassazione sui patrimoni, si è parlato soprattutto, si è detto che la grande voce è la tassa sulla casa. Ecco, non pensa che si poteva fare una leva maggiore e più incisiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari? Grazie. Vede, i grandi patrimoni sono un concetto facilissimo da cogliere mentalmente, difficilissimo da cogliere statisticamente e ancora di più fiscalmente. Nel senso che abbiamo conoscenza di singoli componenti dei patrimoni, di singoli componenti della ricchezza, e la casa è uno di questi, e è vero che ci siamo interessati alla casa in questa manovra, sia pure con una serie di temperamenti, ma non le sarà certo sfuggito che ci siamo anche interessati di forme di attività finanziarie diverse da quelle su cui finora si praticava il bollo, che è una forma di piccola imposta patrimoniale. L'abbiamo estesa ad altre forme di attività finanziarie e l'abbiamo estesa con un gesto non ovvio, se mi permette, anche ai capitali rientrati dall'estero, scudati qualche tempo fa, che di solito non sono infinitesimi piccoli capitali di dettaglio. Quindi, come vede, là dove la conoscibilità era possibile, poi ho dimenticato, ma questo è più componente standard del repertorio, le auto di grande cilindrata o potenza, non so qual è il nostro parametro, gli aeromobili e via dicendo. Quindi ciò che abbiamo potuto prendere in considerazione l'abbiamo preso in considerazione. Ciò che non è possibile oggi prendere in considerazione nel concetto di patrimonio, da un punto di vista conoscitivo delle posizioni individuali, avremmo potuto dire, e devo dire che ci abbiamo anche pensato con i miei ministri, avremmo potuto dire: bene, dichiariamo, così facciamo figura ancora più bella, dichiariamo che mettiamo da subito all'opera meccanismi conoscitivi nuovi che ci consentiranno fra 2 anni di avere un'imposta come quella francese sulle grandi fortune, perché ci sono paesi considerati civili che hanno imposte patrimoniali. Bene, cosa avremmo ottenuto in questa situazione di grave emergenza? Avremmo ottenuto che forse fra 2 anni ci sarebbe stato un po' di gettito, ma oggi ci sarebbe stato un po' di fuga. In questa occasione non c'è stato comunque il tempo di fare una concertazione a tutto tondo, sì, perché in realtà un pochino l'abbiamo fatto, perché prima di tutto nelle consultazioni per la formazione del governo, prima di sciogliere la fiducia presso il capo dello Stato, ho consultato le forze politiche e anche le forze sociali, credo che fossero 28 o 30, insomma la lista canonica delle organizzazioni, che abbiamo riconsultato oggi, ma non è stato un rito di concertazione come ne abbiamo visti accadere tanti. Io personalmente non ho niente contro il concetto di patto sociale, che altre volte ha avuto, può aver avuto un ruolo positivo in determinati snodi della vita italiana. Per esempio, all'epoca del mio molto eminente predecessore Carlo Azeglio Ciampi, ma come ho detto prima, sono convinto che ci sia una
gamma di materie, da quella a maggiore, a più intenso fabbisogno di consultazione e di negoziato, che è la materia del lavoro, ad altre materie che magari in passato venivano pure passate al tavolo della concertazione, secondo me con qualche lesione delle competenze reali del Parlamento, in materia di politica economica è completamente estranea alle problematiche del lavoro. Ecco, credo che in questa epoca in cui conta moltissimo il consenso sociale, che è un fattore di forza anche di competitività, sia in un'impresa sia in un'economia nazionale, ma conta moltissimo anche la corretta divisione dei compiti ai fini di un processo di decisione, se possibile rapido ed efficiente, non debba, è la mia opinione personale, faremo discorsi metodologici più approfonditi con i colleghi, ma la mia ferma impressione personale è che non debba sovraccaricarsi il processo decisionale di passaggi che possono comportare tempi più lunghi di quelli che le circostanze mondiali ed europee ci mettono a disposizione. B, di solito, a giudicare dall'esperienza passata, a ogni passaggino di tavolo e al crescere del numero dei partecipanti al tavolo, qualche volta qualche piccolo onere per la generalità dei cittadini del momento e soprattutto dei cittadini del futuro ci scappava. Per cui la mia linea è quella di non appesantire eccessivamente, e non credo che una decisione abbia sempre bisogno di concertazione, come invece ha sempre bisogno, se è una decisione legislativa, dell'approvazione parlamentare. Così come nelle piuttosto toste disposizioni che troverete nel decreto per quanto riguarda le liberalizzazioni, ivi incluso delle professioni, non vedo ragione per non ascoltare attentamente i punti di vista e le opinioni dei soggetti interessati. Io vengo, e alcuni membri del governo vengono, da una tradizione di decisioni pubbliche nel contesto europeo, e la consultazione per la quale io ho più simpatia è quella fatta in modo trasparente erga omnes, cioè il governo pensa a un provvedimento non d'urgenza, può permettersi un po' di tempo, produce un bel libro verde, lo mette su internet, sollecita entro 30 giorni, 60 giorni, dipende dalla materia, la formulazione di opinioni, di pareri, pubblica queste opinioni e pareri sul sito, tutti sanno chi ha raccomandato qualcosa, chi ha sconsigliato qualcosa, e poi il commissario, la commissione, il ministro, il governo, nelle sue responsabilità prendono una decisione.